Allora, prima di arrivare al nuovo argomento di oggi, un paio di informazioni. Per quanto riguarda WebStorm, allora, ve l'ho già detto, vi invito a scaricarlo e utilizzarlo a casa perché sarà lo strumento da utilizzare durante l'esame, quindi più lo conoscete, più evitate problemi o perdite di tempo. Dal sito di WebStorm voi potete scaricare il vostro progetto e in quanto studenti voi potete avere una licenza gratuita che potete ottenere da qui, quindi download, lo scaricate e poi dallo stesso sito fate buy, discount and complimentary licenses, poi c'è for students and teachers. La licenza in realtà non è soltanto per WebStorm, ma per tutti questi prodotti, quindi fate apply now e qui andate a mettere le vostre informazioni, quindi dite che siete uno studente, date il vostro nome e cognome e mettete un'email. La verifica viene fatta sull'email e quindi vi verrà poi mandato via mail tutte le informazioni su una licenza che potete utilizzare tranquillamente a casa. Seconda informazione importante, quando andate a utilizzare Subversion, quindi fate il checkout da Subversion, ma l'avete probabilmente già visto in laboratorio, lo ripeto così è chiaro per tutti, e vedete il vostro repository, allora innanzitutto quest'URL è l'URL che contiene le soluzioni che vi propongo. Quindi sicuramente potete fare checkout da questo progetto per scaricare le versioni, però non è conveniente che voi scarichiate la versione di partenza e poi iniziate a lavorarci, perché poi quello che potete fare, cioè fare il commit, se pensate di farlo su questo repository, non riuscite a farlo perché è in sola lettura. Non perché non mi fidi delle vostre abilità di sviluppatori, ma perché magari avete delle visioni differenti, quindi le versioni che ci sarebbero, committate sarebbero 10 o 100 diverse. Quello che dovete fare è fare il checkout al vostro repository personale, su cui trovate esattamente una copia del progetto di partenza su cui potete lavorare e di cui potete poi fare il commit. Stessa cosa che succederà all'esame, la differenza è che il vostro repository personale vi verrà comunicato all'istante. Se su questo repository generale o sul vostro succede che aprendo non vi vengano visualizzati i contenuti, ma vi venga dato un errore, è perché avete installato WebStorm, ma sul vostro PC, è quello che succede normalmente con Windows, non c'è Subversion, che è il programma che serve per collegarsi al repository. Fortunatamente WebStorm ha un suo Subversion interno, si tratta semplicemente di dirgli di utilizzare quello invece di quello di sistema. E questo lo possiamo fare andando in file settings, che in realtà nella versione Mac non è qua, ma è qua. Nella versione Windows lo trovate qua sotto, settings, in una posizione circa qua. I Mac si chiamano preferenze, ma a parte quello, la finestra che ottenete qua è esattamente la stessa. Version control, dovete espanderlo, andare a prendere Subversion e poi qui dovete disabilitare questo use command line client, quindi togliere questa spunta. A questo punto, da qualche parte qui sotto ci sarà un ok, che
in realtà non riesco a vedere e quindi non riesco a impostarlo. Fate ok e dovrebbe funzionare tutto. Fate attenzione che se voi fate questa operazione all'inizio, dalla schermata di partenza, che è necessaria per poter scaricare la versione iniziale, quello che succede di solito è che Subversion si dimentica di questa impostazione. E quindi, nel momento in cui dovete fare il commit, dovete rifare la stessa operazione. Credo che alla seconda volta poi WebStorm se lo ricordi. Però in generale, se avete problemi, quello è il primo punto in cui andare a verificare. Se a casa non avete un PC Windows, ma avete Mac piuttosto che Linux, questo problema non si pone.